Ciao a tutti! Come va? Spero bene! Ciao ragazzi, ci tengo a precisare che questo video è in collaborazione con l'app OneFootball e siccome trattava di calcio, ho pensato che a qualcuno di voi potesse interessare. Ho deciso di presentarvela, soprattutto perché si tratta di un'app completamente gratuita, non dovrete quindi pagare mai niente. Inoltre, qualsiasi appassionato di calcio potrà seguire gli avvenimenti e le partite di tutte le squadre dei campionati italiani e europei, ma anche internazionali, e anche la Champions League e la UEFA. Inoltre, potrete scegliere la vostra squadra del cuore e rimanere sempre aggiornato riguardo tutte le notizie, i risultati delle partite, gli acquisti, i trasferimenti e così via. Infine, vi ricordo ancora una volta che l'applicazione è completamente gratuita ed è disponibile sia per sistemi Android che per iOS. Vi lascio i link in descrizione nel caso vorrete scaricarla. Ed ora, guardiamoci 10 gol davvero spettacolari segnati grazie a strategie molto furbe ed intelligenti. Come potete vedere, alcuni giocatori della Hapoel Tel Aviv litigano per chi debba tirare la punizione. Ma ne siamo proprio sicuri? No! Si tratta infatti di uno stratagemma utilizzato per distrarre portiere e barriera, così che l'attaccante Avik Knafo ne approfitta per tirare lasciando tutti spiazzati ed il portiere impossibilitato a parare. Alla Pepsi Arena Stadio del Legia Varsavia si gioca l'amichevole tra TVP e TVN, le principali reti televisive polacche. Sul dischetto si presenta Maciej Adamik, volto noto della TV polacca. Il suo tiro dagli 11 metri è davvero geniale. Infatti beffa il portiere con una finta, tirando poi con il piede d'appoggio e spiazzandolo completamente. Questo è un video che ho trovato sul web e credo si tratti di una lega inferiore o una partita di allenamento di qualche squadra, quindi non so con precisione chi sia il giocatore che con un salto mortale scavalca il portiere e segna. Questo va assolutamente nella classifica dei gol più belli e spettacolari mai visti. Guardiamolo di nuovo, è troppo bello. Questo calcio d'angolo, battuto a favore del Partizan, una squadra serba, è un vero capolavoro, un gioco di squadra eccezionale, tanto che non si capisce se sia stato organizzato o improvvisato. Tre giocatori fanno scorrere la palla allargando le gambe, in questo modo distraggono la difesa, permettendo ad Andrija Zivkovic, che si ritrova completamente smarcato, di segnare. In questo rigore a favore del Kyoto Sanga Football Club, praticamente mezza squadra sfila facendo finta di tirare, irritando in questo modo la barriera, che apre un varco e permette a Yosuke Shimizu di segnare. In questa clip del 1998, Dean Sanders, che all'epoca militava nello Sheffield, guadagna una rimessa laterale molto vicino alla porta avversaria. Ma non avendo nessun compagno nelle vicinanze e per evitare il rientro della difesa, decide di rimetterla in campo utilizzando la schiena del portiere e segnando così uno dei gol più furbi della storia. Anche questa è una strategia messa in atto da una squadra giapponese. Sono giapponese. Tre giocatori si mettono davanti alla barriera arretrando in modo da distrarre e coprire la visuale a portiere e difensori. In questo modo Kento Nakamura può piazzare un gol davvero inaspettato. In questa amichevole tra Libano ed Emirati Arabi, Teia Bawana tira girandosi all'ultimo momento e segnando con il tacco. Questo gesto, soprannominato poi tacco di Allah, fu punito con un cartellino giallo per comportamento antisportivo e l'allenatore, arrabbiato con il giocatore, lo sostituì immediatamente. Io invece gli avrei fatto i complimenti. In questo scontro Afghanistan-Maldive, l'attaccante delle Maldive, Ashad Ali, dopo aver ottenuto un calcio di rigore, finge di cadere prima di calciare, così da distrarre il portiere che, persa la concentrazione, non riesce a parare il tiro. La partita alla fine si concluse 8-7 per le Maldive. In questo calcio di rigore assegnato al Barcellona, Messi posa la palla sul dischetto, prende la rincorsa
ma invece di tirare passa la palla a Suarez, che segna, poiché il portiere aveva già perso l'equilibrio, lanciatosi per parare il finto tiro di Messi. Bene, spero che il video sia stato di vostro gradimento, in tal caso ricordate di lasciarmi un mi piace. Inoltre vi ricordo che questa è una collaborazione con l'applicazione OneFootball, un'applicazione completamente gratuita che riguarda il mondo del calcio. Trovate in descrizione i link per scaricarli sia per sistemi Android che per iOS. E voi fatemi sapere con un commento qui sotto se ricordate di qualche altro gol segnato in maniera davvero particolare, magari utilizzando delle tecniche per distrarre il portiere o la difesa. E quindi non ci resta altro da fare che salutarci. Se questo video è stato di vostro gradimento, ricordate di lasciarmi un mi piace, condividetelo su Facebook e fatelo vedere ai vostri amici, se vi va aggiungetelo ai preferiti, e noi ci vediamo al prossimo video.